Ma scusa, mi tira sveglia l'una di notte. È a quest'ora che Oscar chiude il locale. Devo fare il controllo di cassa, sentire com'è andata, quante consumazioni hanno fatto. Eccolo lì il mio bar. Bello. Senti, io sono depresso all'ultimo stadio, ma tu mi sembri veramente matto. Sembri un esaltato. Io telefono. Sono Luigi. Ciao, Oscar. Senti, stasera com'è andata? Quanto hai fatto? Ma basta! Non puoi rompermi le balle tutte le sere! Ma che vuoi, puoi tasca ogni al mio locale? No! Ho sentito che lo metti in vendita, che cedi la licenza. Stanotte ho deciso. Compro io. Oscar! Oscar! Ha riattaccato. E ha fatto bene. Lo tormenti tutte le notti. È esasperato come me. Ma guarda che io il locale lo voglio comprare anche per te, non capisci? Io mi metto dietro al banco a fare cocktail. Tu stai alla cassa, lavoriamo, accumuliamo soldi. Vedrai che ti passa questo esaurimento. Ma stai vaneggiando? Con quali soldi compriamo la licenza se non abbiamo una lira? Su! Oh, piano, Piano non abbiamo una lira. Oggi si lavora sulle idee, c'è il credito, ci sono le banche, le assicurazioni, c'ho la moto. Guarda, tu paghi 100.000 lire di anticipo. Loro ti fanno la polizza e tu sei assicurato. Così lavori tranquillo. In caso di incidente? In caso di incidente, ti pagano subito. Facci da fidare. Ma stai scherzando? Se la macchina ti porta via solo un dito, ti danno 10 milioni, capito? E due dita? 20 milioni. E una mano? La mano. Per quella sinistra 40 milioni. Oh. E per la destra 60 milioni. Però, metterci la destra nell'ingranaggio. E poi che fai? E mi resta la sinistra, ignorante. Per comprare i batti ci vorrebbe la fortuna che ha avuto mia zia, l'Ernestina. Perché? Cosa ha fatto tua zia? Aveva in soffitto una vecchia lampada da tavolo piena di polvere. L'ha vista un antiquario di Milano e se l'è portata via per 40 milioni. 40 milioni per una lampada? Hai capito adesso? A volte, magari, noi abbiamo in casa un oggetto di valore e non lo sappiamo. Perché? Perché siamo ignoranti. Bello, eh? Tornare a casa dal lavoro e trovare la moglie a letto col cappotto. Guardala. Ho freddo. D'agosto. Ma se mi va bene te la faccio passare io la depressione. Tutte le sere allegria, rock, musica. Altro che... Ma dov'è qua? Cosa c'è? L'orologio. Hai visto il mio orologio? A me lo domani. Ma dai, è sempre stato qui, dov'è? Ma che mi frega a me del tuo orologio? Come che ti frega a te? Un orologio antico, di gran valore, d'oro massiccio. L'unica cosa che ho ereditato da mio papà. Ma guarda che a volte abbiamo in casa un oggetto di valore, non lo sappiamo neanche. Ma quale oro massiccio? Se sono stata dall'orologiaio l'altro giorno, mi ha detto che era una patacca e mi ha offerto 50.000 lire. Ma cosa vuoi che ne capisca quello d'antiquariato? Dai. Ma non è che è entrato qualcuno in casa oggi? Oh, è entrato qualcuno in casa? Ah, sì, è entrato un signore elegante, con la barba, vestito di blu, pochi minuti fa. Vestito di blu con la barba? Voleva farmi un'assicurazione sulla vita. Oh, madonna. Ma danno assicurazioni? Sì. E tu l'hai fatto entrare in casa? Sì, nel salotto, poi sono andata a spegnere il gas, sono tornata ed era sparito. Brava. Ma allora questi, con la scusa dell'assicurazione, vanno in giro a derubare la gente. Ma è lui che mi ha rubato l'orologio.
macchina. Capo, ha mica visto la macchina della padana assicurazione, uno con la barba? Sì, è andato al bar. Al bar? Sì. Grazie. Prego. Non ne avete mai sentito parlare? Li chiamano banana sopra gli coteri giganti, quelli al Vietnam, con doppie palle. Porta una cinquantina di operai dalla terraferma all'astronave. Astronave? Ah sì, la chiamiamo così. È un mostro che mette paura solo a vederlo. Una città galleggiante in mezzo al mare del nord. Lì, ragazzi, non si scherza. Siamo sopra il circolo polare. I turni sono duri. 2 settimane di lavoro e 2 di riposo in terraferma. Quando lavori sulle torri, corri il rischio... Padana assicurazioni! Ma che padana? Fammi sentire ora, quello che sta dicendo. Però scusi, c'è la barba. Le onde sono alte anche 40 metri. Tempeste di neve, bufere di vento, mare in burrasca. Qualche volta anche gli elicotteri cascano. Perché capita che vengano trascinati via dalla furia del vento. E gli operai? Ah, gli operai con la tuta di sopravvivenza possono resistere anche 20 minuti, mezz'ora, se sono fortunati. Hai visto uno vestito di blu? Pensa tutta invece, sei morto in pochi secondi. No, ma a me mi hanno rubato l'orologio. C'è sempre il rischio di incontrare, non so, qualche balena, ma quello in genere non ti fa niente. Ma il congelamento, quello, guarda. E poi, se ti beccano a bere un bicchiere di vino, allora ti prendo. Ti agguantano e ti sbattono via per sempre, perché l'alcol è proibito. Ah, allora no, mamma mia, niente. Senta, a quanti gradi si lavora sotto zero? Ah, parecchi, diciamo 20, 30 sotto zero. Ma di notte si arriva qualche volta anche a 40 gradi. Ma scusi, l'operaio quanto guadagna? Diciamo sui 70 milioni, o anche 90, se resisti al gelo per un anno. Uffa, Luigi, basta con questa mania del bar. Chiudi la finestra. Cara moglie, sono in viaggio da 2 giorni verso il circolo polare. Scusami se sono scappato di notte mentre dormivi. Ma io voglio comprare quel bar. Il treno è pieno di operai che vengono da tutte le parti del mondo in cerca di fortuna. Piuttosto che perdere una mano, ho preferito scegliere questa strada. Ben soldato in Europa, se non è andato. Ben soldato in Europa. Ben soldato in Europa. Dicevo, il ladro che ha rubato l'orologio è scappato. Però in compenso io ho trovato un buon lavoro. Orologio di mio padre, sparito. Pazienza, io ho comprato un altro, giapponese, digitale. Però adesso io, niente bere, niente giocare, niente andare a donne. Io solo lavorare per guadagnare dollari. Dollaro non bueno? Come non bueno? Buenissimo. Io con dollari compro bar. Dollaro buono. Dollaro non buono. Mesmene, con meni buono. Sì, senz'altro. Dico, ma ci sarà un italiano su questo treno? Italiano? No, invece. Ah. Norvegesi, svedesi, polacchi, iraniani. Purtroppo dopo 3 giorni di viaggio non ho ancora trovato nessuno che parla la mia lingua. Dove finisce la ferrovia c'è un aereo che ci aspetta. Ma siccome io non sono stupido, con queste bufere di neve ho deciso di prendere la nave. Così faccio un viaggio più sicuro e tranquillo. Mia moglie? Sì. Perché? Per caso accidente. Come accidente? Per caso morta. Morta? Oh madonna. Montini Paola, Fucoletti. Cara Paola, a me il coraggio non manca, ma la paura è tanta. Sto viaggiando verso i confini del mondo e comincio a sentire la tua mancanza. Mentre dormivo ho allungato la mano e ho sentito il tepore delle tue cosce.
ma poi ho scoperto che erano quelle di un sommozzatore norvegese. Come vivere in un'astronave e a volte non si sa se è giorno o se è notte. Siamo in 1500 operai e facciamo turni di 12 ore. In compenso il trattamento è come un albergo di gran lusso: piscine, sauna, cinema, tutti i giorni caviale, aragoste, salmone. Però dopo mesi che sono qui non sono ancora riuscito a farmi un amico per via della lingua che non capisco. E sono sempre solo come un cane. All right, come a me, fuori si troppo in the capo, guardi che ho finito, eh. Sono due ore che faccio su e giù, ma guarda questo, ma io non ne posso più, è su e giù. Ma no, è a mio io, Come? Cosa come nero, o so come se, ma vi capite. Ingegnere? No, ingegnere, io ho finito. Lei fa niente, ingegnere. Ingegnere italiano? Nei, che italiano, signore? Hablo italiano. Tu, Inga? Tu hai un problema, devi aiutare me. Ma come, una donna? Tu sei italiano? Hello, Italy, hello. This is Tanfong, South George Sea, North Sea, area code 0438, speaking. Yes, vieni di Torino, Delay. Pronto! Paola, non gridare, mi sento, come stai? Ecco, la depressione un po' meglio. Ah, ho pagato la seconda rata del bar. Brava, senti, a proposito dell'orologio, l'avete ritrovato? Ma Luigi, basta con questo orologio, non ne posso più. Ti senti sempre tanto solo? Quello è da spararsi proprio. Non c'ho nessuno con cui parlare. Anzi no, però, guarda, proprio oggi ho conosciuto un ingegnere norvegese che ha studiato in Italia. Stasera vado a cena con lui. Con chi? Ceno con l'ingegnere. La cosa più impressionante è quando sono in camera mia. Sono costretto a parlare da solo. A volte per tenermi compagnia recito anche delle poesie. Tamo, Pio Bove, cipressetti miei. Oh, cavallina, cavallina storna che portavi colui che non ritorna. È dura, eh. Io compiango molto la tua solitudine. Dimmi cosa posso fare per aiutarti. Ma niente. Pensavo che adesso che ci siamo conosciuti magari ci potevamo vedere, cenare insieme, parlare del più e del meno. Magari farci anche una partitella in camera mia. Camera tua? Camera mia in camera tua. È lo stesso. Io sono sposata. Ingegnere, se per quello sono sposato anch'io. Non ha importanza. Ma per me sì. E mio marito lavora qui, allora per me è impossibile incontrarti. Che sfiga. Come? Ah, dicevo, peccato perché è una bella fregatura che tuo marito lavora qui, eh.
Anche Antonio diceva sempre così. Hai detto Antonio? E chi è questo Antonio? È un operaio italiano che lavora qui con noi. Ma come? Qui dentro c'è un altro italiano e io non l'ho mai incontrato. Forse perché non lavorate negli stessi turni. Ah, ho capito. E dov'è adesso questo Antonio? In questo momento è in riposo a Stavanger, sulla terraferma. Ah. Scusa Inge, ma se io vado a Stavanger dove lo posso trovare? Se vuoi trovarlo è probabile che lo incontri nel parco pubblico. Nel parco? Mm-hmm. È lì che si incontrano gli stranieri. Polacchi, greci, iraniani, turchi, arabi. المرأة سافرت وبقينا بهالبلد الثلج نازل علينا بالنصب وليه شيء الشمس ما راح نشوفها أكيد هذا لنا ثلاثة أربعة أشهر حتى نشوف لنا شوية شمس شو نسوي هذا هو إحنا شو نصير خسر فرمت ماشيين وياها ومستمرين والله كريم لما نوقف لا ما اعرف وين اروح اليوم والله يا الثلج هذا يمكن اروح اشرب لي فتشيرو يا جماعه باردون scusate sono italiano cerco Antonio italiano non buono perché non buono we are iranians va bene iraniani musulmani l'importante è che siamo tutti cristiani no cristiano musulmano cattiva cristiana come scusa perché cattivo cristiano go cattiva non buona cristiana sarà buona musulmana يلا جاي على العمى ما صارك يلا شو اخر هذا عطتنا يا بنت الحلال يا اخر يا اخر سيورا مي دا ان سالامينو بر بياتشيري سالامين سال كون سينابي سيناب تانتا grazie io italiano italienski sì ma senza offesa Cerco Antonio. Antonio? Sì, Antonio. Come mio fratello Antonio, siamo amicissimi. Hai dimenticato Antonio? Sì, Antonio. Ma sei scema? Dette, tocco, dette, no, tocco. Antonio, te mai? Il heilige des Italiens, bastardo! Bastardo io! Sarai di razza tu, sei per un dopo per mancone trece. Ringrazia che sei una donna, se non vedevi. Ma tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Non ci capiamo, non ci capiamo. Polski, polacchi, italienski, non buono. Italienski, polacchi, non buono. Lasciami stare. No zotti, no fate, no fate, no forci, no no, 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 capiamo, no, non capiamo, non capiamo. Scusate, c'è qualcuno che si chiama Antonio? Ripeto, signori, tra di voi c'è un certo Antonio? Italiano Antonio! Siete tra Antonio? Sì, Antonio. Siete Eva? Eva? Io Luigi, piacere. Hi, hi. Do you speak English? No, no English, magari. Parlez-vous français? No français, no anglais. Io non capisco niente, in questo paese sono come un sordo muto. Ma hai capito, io cerco Antonio. Antonio? Antonio! Come? Jacob? Sì? Jag ska presentera dig för Igor, en vän av min bror Knut. Igor, Knut? Igor! Capisco. Igor! Detta är Luigi, italienskön Antonio. Är du din vän Antonio? Sì. Hai ta det roligt. Ah no, amico Antonio. Sì. Come andi a scacchiare bici? Ah, macchina. E sai, è tre giorni che cerco Antonio. Vieni alla maison. Alla maison? Antonio alla maison? Antonio eri Tromsø. Antonio sconto Tromsø. Antonio Tromsø? Yeah. Forse un po', Ma... Bye. På vei til min gode venn skipsreder Knuts hus. Knut meget vakker og meget rik. Knut is very rich and very handsome. Sì, ma io non capisco dove mi stai portando. È più di un'ora che viaggiamo. Don't worry, it's a nice club. I'm a poet. Tu? Poeta? No. Complimenti.
I'm living my first homosexual experience. You had homosexual experience? No, 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 grazie. Io, se per quello rispetto tutti, omosessuali, lesbiche, intellettuali, però... Io... No frox. No frox. No frox. Here we are, Luigi. Ah, musica, è una festa, ballano. Bello. Hai got there. Tetta Luigi. Hai... Nena Antonio. En annen italiener. Hei, Luigi. Hei. 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 Luigi, just one second. Hei, Luigi. Thank you. Voulez-vous danser avec moi? Hein? Danser? Ah, no grazie, non ballo. Uomo io, man, no donna. Man or a woman, it's no difference. Person is a person. It is no difference. No, no, è different, te lo dico io. E poi io cerco Antonio. Would you please come with me? Come in, Luigi. Here's Knut. Ma insomma, si può sapere cosa volete da me? You want to speak to Antonio? Ah, finalmente. Hello? Era Antonio da? E dai, Blake. Pronto? Sei Antonio? Sì, sono io, chi parla? Io sono Luigi, un operaio della provincia di Treviso che lavora nella tua stessa piattaforma. Ah, oh, ma lo sai che sono più di 3 mesi che parlo italiano? Chi ti ha dato il numero mio? Senti Antonio, io ero al parco e lì c'era uno che ti aspettava. Siccome tu non arrivavi, questo mi ha rimorchiato e mi ha portato a casa di un certo Knut. Ma Luigi, stai attento che quelli sono tutti froci. L'avevo intuito. Ma non capisco cosa vogliono, mi hanno detto di parlare con te. Sì, quelli mi hanno fregato 10.000 corone a poker. E siccome non c'avevo i soldi, Knut, quello più giovane, mi voleva addirittura far culo. Ah. Sì, ma adesso tu dove sei? A Troms, oltre il circolo polare Arctico. Quando torni? E chi torna? Ho trovato da lavorare qui, capirai se guadagni il doppio. Aspetta un attimo, non vedi che sto parlando? Antonio ha detto che si guadagna il doppio. Sì, pronto, dimmi. Ma vieni qui anche tu così stiamo insieme, no? Sì. Antonio, I don't care about the money. I just miss you, Antonio. Dai, fammi finire un attimo, no? Pronto, pronto, Antonio. Guarda che se è vero che si guadagna il doppio, io mi licenzio e vengo subito. Vieni più presto che vuoi. Io qui sto solo come un cane. Ma lo sai che non c'è un italiano nel raggio di 500 chilometri? Vengo. Io vengo. Però questi qua sono incazzati, Oh, you can help me, man. Now I need your love, my friend. Take me away, oh man. Professore, excuse me, toilet? Toilet? Eh? Yes, upstairs, come with me. Sopra?
Qui? Yes. Grazie. Grazie, professore. Grazie. Eu. Luce. Lo sgabello. Please, open the door. Ecco. Sì, professore, vengo. Please, open for me. Luci. Sì, professore, arrivo. Mamma, che alto. Meno male che c'è la neve. Oh! Greta! Sei in italiano! Sei in italiano! Non viene per Antonio! Antonio ligger och sover i huset där, så tänker jag. Antonio? Lì? Grazie! Finalmente! C'è nessuno? Permesso? Permesso? Eccolo qua l'amico mio, finalmente, bello. FP, Francesco Poletti, ma l'orologio di mio padre. Allora è lui il ladro.
Cara Paola, qui ai confini del mondo ho incontrato finalmente un italiano. Si chiama Antonio, ma purtroppo è un ladro, quello che mi ha rubato l'orologio. Cosa devo fare? Se glielo dico di sicuro litigo e perdo l'unica persona con la quale posso comunicare. What for you there hire? A door, manian? No, non ti cazzare, sono Luigi. Luigi? Antonio? Mari mortacci, è mese che ti aspetto. Oh, lo sai che ti sognavo pure di notte io. Fammi vedere, aspetta. Eh sì, sei proprio come ti immaginavo, guarda. Perché? Come? No. E tu che c'è? Un bacetto mo, dai. Guarda che non sono mica Knut. Dai! Sapessi quante mattine sono venuto a cercarti alla stazione con sto freddo, sta bufera. E poi tornavo a casa da solo. Scusa, perché non sei venuto prima? Non sono venuto prima. Io laggiù, sai, c'avevo già il mio lavoro tranquillo, 300.000 lire al giorno. Poi ho cominciato a parlare col lampadario, col comodino. Ho visto anche degli elefantini. E allora sono scappato via. Non ti fidavi di me, Ma se te l'ho detto che qui si guadagna il doppio. Il doppio? Sì, t'ho già trovato posto sulla piattaforma. Io e te lavoriamo in coppia. E sai quanto guadagniamo al giorno? Mezzo milione. Insieme? A testa. Mezzo milione a testa? Sì. Mica male. A testa mezzo milione? Però. Aspetta, me lo metto in paio di pantaloni. Antonio? Dimmi, fratello. Fratello. Magari non adesso che sono appena arrivato. Però uno di questi giorni ti vorrei parlare. E parla? No, volevo solo dire, come mai per un mese sei venuto sempre ad aspettarmi e questa sera no? Perché? Lo vedi questo orologio qui? Lo vedo, sì. Beh, è una patacca questa. Ma come una patacca? È un orologio antico, d'oro massiccio. Bello, no? Vabbè, sarà antico, però stasera mi ha suonato con un'ora di ritardo, capito? Ecco perché non sono venuto a prenderlo. Ah, ma è semplice, lo devi mettere un'ora avanti così la suoneria suona precisa. Lo sai che sei intelligente? Sono occhietti furbi, mi piace. Magari sei pure un fiore di notte, A Viterbo ho lavorato in fonderia per 2 ore, poi mi sono detto, sto lavoro non fa per te. Così me ne sono andato in Somalia, vendevo lenti a contatto. C'avevo una principessa. Com'è che poi sei finito a lavorare nel Veneto? Ma lì perché mi ero messo nel ramo assicurativo. Andavo fuori dalle fabbriche a superare gli operai contro gli infortuni sul lavoro. Un dito erano 10 milioni. La mano sinistra 40. La destra 60. Bravo. Però il forte mio erano le casalinghe. Cos'è? Niente, è l'orso. Come l'orso?
nazisti, eh? Tiè, papà, tiè. Ma cos'è? Non so vero. Tocca. Usa via, mortacci tua. Mi è solo a mangiare, capito? Facesse almeno la guardia. Cosa stavi dicendo delle casalinghe? Ah, sì. No, dicevo che quando il marito va in fabbrica, la donna a casa da sola che fa? Si gratta. Va con la pantofola, accende la radio, si fa un bicchiere di vino. E lì, allora arrivavo io con la polizza bella e pronta. E quelle pur deve fare qualche cosa. Le firmavano l'assicurazione. E che tipo d'assicurazione era? Ma tutto. Fulmini, gioielli, malattie, morte violenta. A certe gli assicuravo pure la suocera, il cane, il gatto e il canarino, tutte. Poi la sera, quando avevo fatto 100-150 mila lire, andavo al ristorante e mi facevo una bella bottiglia di champagne. Ma scusa, Antonio, se pasteggiavi tutte le sere a champagne, chi te l'ha fatto fare di venire qui? Chi me l'ha fatto fare? È stato proprio il marito di una di queste qua. Ma sto stronzo non mi ha corso indietro con la motocicletta, che se non mi rifugiavo dentro un bar. Chissà che poteva succedere. Ma sto stronzo di marito ci avrà pure avuto le sue ragioni, no? Vabbè, sì, fammi finire. Aspetta un po'. Che c'è? Me dai un po' le basette? Sì, sì, sfumare, sfumare. No, dicevo che la fortuna ha voluto che dentro il bar ho incontrato un emigrante che aveva fatto i soldi lavorando qui, nei mari del nord. Ah, è così che hai preso l'ingaggio per venire qui? Eh sì, perché quando ho sentito che quelli sganciavano 300 mila lire al giorno, ho detto, dico, ma che me frega a me dei 40 gradi sotto zero? Quello è il posto mio. Ma lo sai che quel bar c'ero anch'io? Ma va? E che ci facevi? Niente, prendevo un cappuccino. Poi ho incontrato anch'io quel tizio con i capelli rossi. Ed eccomi qua, uguale come è successo a te. Ma guardalo che destino. Se ci fossimo incontrati saremmo partiti insieme. Non credo. Miguel, Greta. Ah, gut, Antonio. Ah. Luigi. Piacere. Margareta. Com'è? Chi è Greta? La fidanzata tua. Ma com'è la mia fidanzata? Non la conosco neanche. Ma come? Abiti qui, ti piace? Guarda che bella casetta che c'hai. No, ma dai che facciamo tardi, dai. Ma che ti frega, cammina, dai. Antonio, cosa vuole quello là? Non è tua la barca? Che te frega di questo? Piuttosto perché non gli dai un bacetto alla fidanzata tua? Dai, ti ho detto che non la conosco neanche. Ma coraggio, questa è un mese che gli parlo di te. Ormai si è affezionata, un bacetto, daglielo, no? E chi è chi? Lo vedi? No! Cos'è che facciamo adesso? Andiamo a prendere te. Chi è la tua fidanzata? Mm-hmm. Capirai perché mi sono innamorato. Bella? Un angelo, appena la vedi te fai una pippa, guarda. Cos'è quell'elicottero? I rifiuti del Vietnam, già ne so cascati sette. Andiamo bene. Questa è Atena, vedi? Ti piace? Mi piace. Bellissimo. Tris. Dai, dai. Un bacetto, anche a lei. Dai. Vieni qua, capo sensis. Ciao Atena, io sono Luigi. Luigi, on fait arrivé. Ah, Pogri. Mai mani. Antonio. 5. 10. 15. Fuck you, 20. Good boy, good boy. 20.000 corone. 4 milioni, io ho lavato ieri sera a poker. Ma sono quelli che metto via io in 3 settimane. Ma no, perché ti ho detto di venire qua? Fammi i soldi. Hey, this is Luigi.
Poletti. What's happening, Luigi? Questa è Apocalisse. Apocalisse? Cosa? Now! Questo si è fatto tutto il vietro, ma c'ha pure la medaglia d'oro. Oh. Quello che domani mattina ci porta con l'elicottero sulla piattaforma, capito? Lui? Ma sei già ubriaco? Ma questo è sempre embriaco, Già è cascato tre volte. Na Madena! Allora siamo sicuri. Apocalisse, piano, Sì, va bene, metti l'Antonio, tac. Ma quanto bevete qui? Ma quanto costa lo champagne? Champagne, vai! Danke, Antonio. Tieni, lui. Ecco qui. Grazie. Cin cin. Una puttana anche lei? Sì, come tua sorella. Oh, lascia stare mia sorella, Ma scusa, ti dico che è la fidanzata mia. Sono innamorato. Ma voi perché ti incazzi subito? Robbie, ma il coste... Ma no, la ringa puzza, mi fa schifo. Ma no, mi fa schifo, dai, cosa vuole qua? No, aspetta. Vuoi una bistecca di balena? No, non mi piace la balena. Toast, bitte? Non ho badato poca? Sì, un filetto di tricheco, ma smetti. E basta, già questo, dai. Ti è caviale. Sì, andiamo avanti col caviale qua. 100.000 lire a cucchiaiata e 200.000 lire a bottiglia. Ma poi chi è che paga qua? Come chi paga? Ecco, capito? Magnavi, io mi sono vinto 2 milioni alla roulette. Hai capito? Bravo. E se perdevi? Ma chi se ne frega? Tacca, che sei pure tizio? Oh, Gunnar, conto per tutti. Capirei. Oh, sono già le 10. Dovremmo giocare alla roulette. We have to play the roulette. Understand? Harry, thank you. Oh, Antonio, guarda che io non gioco, Sì, 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 sì. E chi sta dicendo? Sì, voi fate pure. Ciao, prego. Oh, 10,000 for me in the black, Ah, Luigi, quanto c'è? Ma non so, la busta paga. One minute. Ci avrò 10.000 corone. Dammi qua. 10,000 for Luigi. Come per Luigi? Ehi, oh, 10,000 for Luigi, Come for Luigi? Ma sei scemo? È la cosa di una settimana! No! Non è valido! No, non buono! 22, perica! Hai vinto 4 milioni! Ho vinto? Ehi, a te l'ho vinto! Hey, boys, 4 milioni! Ehi, ragazzi, ho vinto! Sì, ho vinto, sono gay. This 10,000 not valid. Come? Che dici? You said no! No? You said no! Io no! He said no! No! No, ho detto! No, 10.000, scemo, ho detto 20.000 perché me lo sentivo, hai capito? Oh, ma domani vuoi dire? Ah, perfetto! Arrivederci, soldi! Oh, ma c'è you see us in the face! Guarda che noi te famo un bucio di quello così, sa! Così? Così te lo facciamo! Ma stai attento! Cazzo di... okay, domani, così! Ma che sei cieco? Hai visto? Non siamo vivi! Grazie, Antonio! Te l'hai sempre detto a me! Vieni, Luigi! Vediamo quanti sono! Cosa fai lei? Allora, altrimenti tu per tu che non c'è niente. Allora, Antonio? Antoine? Luigi, vieni che andiamo a caldo, dai! Resta qui? Hello? Can I borrow some money? Eh? Just a money, thousand? No money, vai, sì, che ridò a te. Vieni, Luigi. Andiamo. Zero! Luigi, che fai? Io non mi rigioco la paga, me ne vado. Dove? Musolona alla maison, bugiate nella bar. Nada, tanto io ce n'ero un caldo. Apocalypse, come ti sei ridotto? Hey there, brother, you are one lucky John, man. Hey, ma ci piano con la bottiglia, che domani ci devi portare con l'elicottero. No problem, Luigi. No problem, dici no problem se ci ha cascato tre volte. Guardalo lì, imbriagon. Mamma quanto mi avete fatto bere. Posso richiamare a Pops? Xeris Maresis. Sei greca e simpatica. Scusa. Έλα. Μπες μέσα και κλείσε την πόρτα. Κάνει κρύο. Βιέν. Βιέν. Sí, vengo. Attenzione alla testa. Oh! Me lo potevi dire prima. Moi, je parle français, un peu anglais, mais non italien. Seulement, ti amo.
Disabitua. Ma... tu ne spatti mide? Qui c'è un signore che dorme. No, per la salè. Un signore? Gli disesti. Ah, il prete. Anche mia nonna andava sempre a letto col prete. Cioè, si fa per dire, insomma. Calà, calà. Amico di San Bagno. Bello. Ah. E quest'isola che cos'è? Io ho mucho dinero. Puedo comprar. Questa piccola? Sì. Anch'io guadagnare molto dinero. Lavorare e molto dinero. Tu comprare isola. Io comprare Arizona. Mm-hmm. Bah, Arizona. Ti piace? Très bien. Anche tua isola bella. E questi chi sono? Mes amis. Amici? Peter fiancé, Gunnar fiancé, André Gustav fiancé. E questo? Pablo fiancé. Pure lui? Mm-hmm. Tutti fidanzati? E li hai cancellati tutti? Ils sont morts. Morti? Oh. Ils sont tombés dans la mer. Je? Mm-hmm. Adesso ho capito perché si guadagna il doppio. Perché è come andare in guerra. Antonio, attento che il prossimo sei tu, eh. Poveracci. No, dai, per piacere, cosa fai? Sono ubriaco, non ti approfittare. Tetto, vieni, sì. Luigi! Pronto. Luigi, io... stavo per venirti a prendere io, se avevi bevuto un po' ti davo una mano. Ah, che caldo! Cos'è questo caldo? Sono tutto sudato. Oh, mamma mia. Porti collina. Va bene. Voglio andare ad Asiago. Tanto è qua vicino. Allora dopo andiamo a Padova. Gigi, amore mio, vieni qua, vieni. Vieni qua. Buon colpo. Mamma mia, che sete. Che bevite, va bene questa. Ancora? Oddio, non mi ricordo più niente. Te credo con quello che ti sei bevuto. Ma questo non è un elicottero. No. Apocalisse si è impiegato un'altra volta ieri sera. No, non si è manco alzato proprio. No. Chess, I won't. Yes, I win. Antonio, oh. Ti devo parlare. Dimmi. No, vieni. Vieni fuori, ancora no. Fuori, dai, vieni fuori. One minute. What do you think, Anna? Yeah, I'm coming. Che me ne vedi?
Ma però non so, Antonio, perché magari se te lo dico litighiamo, perdiamo l'amicizia e non ci vediamo più. Che vuol dire amicizia? Litighiamo? Ma non mica ho capito io, che me vuoi dire? Antonio, io ieri sera ho bevuto. Lo so! E sono finito a casa di Atena. Ma fa piacere. No, Antonio, non hai capito. Io e Atena stanotte... Antonio, io e Atena... Avete litigato? Magari. Antonio, io e Atena... me la sono fatta. Te la sei fatta? Sì. Mi sembra di sì. Beh, Antonio, mi sono fatto Atena, la greca, capito? Capito, ma non... Ma perché mo viene di a me? Non ho capito. Scusa, chi glielo devo dire? A Moby Dick, non è la tua fidanzata. Ma Atena non è la tua ragazza. Ma mia, tua, ma che me frega? Ma davvero non ti dispiace? Ma dispiace di che? Guarda che noi ci siamo anche un po' fidanzati. Meglio! Ma lui, ma tu sei contento? Sì. E allora? Ma che mi mancano le donne a me? No. E allora? Ma fammi andare a giocare, va. Sai che cazzo te lo devo. Sorry. So you're back again, huh? Yeah. Ok. C'è mica 2000 corone, no? No. Gli ho dati alla greca, me li mette lei in banca. Okay. Ma perché ti sei già giocato tutto quello che hai vinto ieri sera? Sì. Captain, this is pure gold. Gold. Oh, sei impazzito. Give you 2000 kroner. Okay. Ma ti sei giocato anche l'orologio? Ma che te frega a te dell'orologio? Ma no, ma scusa, ma dai, ma non ti si può giocare tutto nella vita, ci sono anche dei valori, no? Ma che valore, una cipollaccia, Ma quale cipollaccia è cipollaccia? Non c'è solo il valore materiale, è antiquariato, non vedi? E ci sono anche i ricordi dei nostri antenati, cazzo! Oh, non ti incazzare, oh! No, no, ma... No, ma non è... Ma che fai? Litighiamo per questo adesso? Ma in principio... Ma no, lascia me! Così, dai! Che vuol dire? Adesso torniamo sulla piattaforma, io gli ridò 2000 corone e lui merita l'orologio, basta! E che te... Che testa? Sì! Vabbè, allora, se è così... Ahia, ci siamo... Senti che percantuccio, eh? C'è anche voglia di scherzare. Siamo 38 sotto zero, fra un po' mi si stacca un orecchio. Ce n'è due. Antonio, A proposito della greca, ti volevo parlare un attimo. Ancora? No, perché magari invece a te ti dispiace che mi ci sono fidanzato. Guarda che se ci vuoi tornare insieme io, insomma, è giusto perché... Ma che me frega a me della greca? Io sono la tedesca. Senti, lui, ma fino ad oggi quanto è che hai messo da perdere? Erano 30 milioni, con quelli che ho vinto 34. Ammazzo! A me ieri sera Apocalisse mi ha ripulito, mi ha lasciato senza una lira. Senti, a lui mi presti il milione? Ah, ancora. Antonio, the prefiriti, man over, di! Luigi! Sì, Antonio! Cosa ha detto l'ingegnere? E se facciamo 4 ore di straordinario? E poi andiamo a mangiare. Ma ci danno 100.000 lire all'ora? Ah, che scherzi, tu sei. Partiamo insieme? Allora gli dico di sì, va bene? E vabbè, dai, no, ci vai tu con quello. Dai, andiamo, dai. Dai. Allora, ci vediamo giù. Ok, ingegnere, arriviamo. Era fenga? 5.000. Vedi? In una settimana 2.500. Hai capito? Sì, però adesso non devi giocare tutti subito. Ma che sei matto? Facevo. Luigi, certo che dopo 3 mesi che mangiamo, bistecca di renna, caviale, aragosta e salmone affumicato, dico, una bella cenetta ci sta bene, no? Sì, c'hai ragione, non se ne può più.
Fammi sentire. Buono. Buono il sughino. Ma scusa, spaghetti, pomodoro e basilico, al polo nord. Come cazzo hai fatto? Il comandante della nave. Ma chi? Quello che ti ha alzato l'orologio a poker? Ah, sì. Bravo. Me l'ha riportato insieme ai spaghetti. Al tè. E tutta questa roba qui, i pomodori. Tè. Ma scusa, spaghetti, pomodoro e basilico e beviamo il tè. Che schifo, Antonio. Assaggio? Assaggio. E vino! Sta zitto. Sì? Fornucci? Certo. Luigi, una lettera per te. Ah, grazie. Prego. Ma tu non ricevi mai posta? Aspetta che io non c'ho nessuno. Caro Luigi, ti scrivo per dirti che mi hai investito un cane. Mi sono salvata per miracolo e ho solo una gamba ingessata. L'assicurazione mi darà 20 milioni. Così pago l'ultima rata del bar e tu torni subito a casa. Paghetto pronto. Che c'è? Le freghi le mani? Sono contento, ma hai detto mia moglie. Senta, l'ho scritto tante volte. Hai cambiato faccia. Che faccia ciò? A lui, ormai sono 3 mesi che ci conosciamo, che stiamo insieme. Se tu te freghi le mani, vuol dire che già mi hai tradito. Cosa dici? Tradito di cosa? Oh, sto solo pensando a mia moglie. Mi fai le celate di gelosia. Non siamo mica froci. Ma magari. Come magari? Ma pensi che bello? 2 amici veri. Uno che stira, l'altro che prepara i spaghetti. La sera è una partita alla carte. Esci, ti imbriachi quando te pare. Dici che è bello essere froci? Sì. Ma tu ci hai provato? Sì. E com'è? Tu la conoscevi, Eva? La sorella di Knut, quella che pattinava? Beh, una sera io stavo a casa di Knut con degli amici, no? Di Frox? Sì, però io mi puntavo la sorella. Ah, sì, me la ricordo. È fatta bene, A un certo punto ho visto che saliva le scale quando sono in camera da letto. Allora io sono andato dietro. Avanti, poi? E poi? Poi? Sono arrivato sul pianerottolo. Ho visto più nessuno. Come? Ho aperto la porta del bagno. E te vedo sto bel culetto nudo. Nudo? Lo sai come stava? Allora, guarda. Così. Era quello di Eva? No! Era quello di Knut. Come ad Oscar? Oh! Meglio di quello di Eva, eh? Meglio. Sì! E allora lo sai che faccio? Sono avvicinato piano piano. Ho preso sto tombare le chiappette in mano così. Te lo sei fatto? No. Allora non sei Frox. No, è lì che ho capito proprio che non so. Già. No, Frox. Siamo. Altrimenti io mi sarei fidanzato con Knut che c'ha 34 navi. Tu saresti stato un dipendente mio, no? Andi. Che famo stasera? Cosa vuoi fare? Fuori ci sono 30 gradi sotto zero. Di donne qua non ce ne sono. Visto che. No, Frox! Facciamoci la partita a carte, va. E che me gioco? C'ho più una lira. Ma come, ci sei già giocato tutta la settimana? Ieri sera mi è andata male, Ma Antonio, ma non puoi sempre fare così, dai, non è possibile. Ma perché ti incazzi sempre?
Puoi sempre giocarti l'orologio. Sei e tre, nove, una, dieci. Scoppa. Se faccio un punto l'orologio è mio e te la sei presa nel culo. Così finalmente ti realizzi. Dai, gioca. Oh, è rosso. Allora? E come allora? Dai, muoviti. Ma stai scherzando? Ma non vale, mi manca un punto, finiamo la partita. Che sei scemo sei, no? Vedi che emergenza questa qui. Che è, dai, mettetela tu. Ma che sfiga. Un punto. Niente amore, non ti preoccupare, due graffietti. Piuttosto tu dimmi, ma all'assicurazione te li hanno dati 20 milioni? Eh no, dicono che mi sono buttata apposta sotto il camion per avere il risarcimento. Ma sono proprio delle carogne. Eh sì, allora sono andata alla Padana Assicurazioni. Ah, la Padana. Ah, ma allora te l'hai fatta la polizza, eh? Scusa, te l'avevo nascosto. Vabbè, adesso lasciamo perdere. E allora lì cosa succede? Eh no, adesso mi cazzo davvero. Ciao Paola, Ciao amore. Oltre che un ladro è pure un truffatore. Mi ha fregato 20 milioni. Adesso vado di là e lo riempio di pugni. Dov'è? Dov'è Antonio?
Excuse me, sir. I have to telephone to Italy, but Antonio has nobody, no father, no mother, and no address. Sì, lo so, però non c'è nessuno, non c'è papà, non c'è mamma. Ma ci sono qua io. Ma perché, cosa c'è? È proprio grave. These are Antonio's personal effects. Effetti personali? Allora non c'è più speranza. È finita? No. Chissà qui dov'era. Luigi! Forse Antonio ha cancellato. Caput. Per salvare me, morto. Non è morto. M'ha detto vaffanculo. Basta! È congelato, sono convalescente, tutta la vita! Ehi! Cacchiamo, ragazzi! Oh! No, no, no! No, ring! Oh! Monsieur Dame, faites vos jeux! Marquez vos jeux! Faites vos jeux, monsieur! I lost on black last week. Faites vos jeux, monsieur! Faites vos jeux! Can I have a light? Okay, okay, Vedi questo, si sta mangiando tutta la busta paga. Sono dei kamikaze. Ma no, questi sono dei superstiti come noi. Forse non tornare a lavorare sulla piattaforma, capite? Se si vogliono ammazzare, padroni loro. Well, 100 più nero, che 100? Ma metterli tutti, no? Oh, la spesa! Rien ne va plus, monsieur! Rien ne va plus! Rouge, very much! Stronzo! Hai visto? E stronzi tutti qua, non ci si gioca la vita così alla roulette! Hey, what's your problem? Fuck you! Fuck you tu, Apocalypse! Ma non vedi che ti stanno levando tutto, eh? Quella lì è peggio della roulette russa, è un suicidio! Oh, ma che c'è? Ma che sei drogato? Ah, drogato io? Mi sembrate tutti voi drogati qua! Ma come, un mese di stipendio e ve lo vogliamo dare tutto a loro? Eh? Io sono pronto a giocarmi 3 mesi di stipendio. Però non qui, con quella pallina di merda, eh? Allora andiamoci a fare un bel poker. Poker. Eh? Poker. Almeno ci scagniamo tra di noi, ma con la testa però. Sì, sì. No. Io te conosco a te, tu sei sempre stato tirchio. Sempre lì a contare corone, le lire. Poi improvvisamente stanotte tu te vuoi giocare 3 mesi di stipendio. Oh! Ma ti vuoi fare i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi miei, eh? Adesso a me mi parli così. Ah sì? A disgraziato. A chi? Che eri solo come un cane quando sei arrivato. Ma qui qua ho dato cariale, salmone, champagne. Ma t'ho pettinato, t'ho tagliato le basette. Eri zozzo e t'ho lavato. A chi l'hai lavato? A te. A chi l'hai lavato? E t'ho pure staccato i pantaloni. Ma e poi mi sei pure fatto la greca, sapendo che io ero innamorato. Ah, prima fai grande, adesso è innamorato. Ma di chi? E te chi? Te qua? Ma chi è? Troia. A lei! Ma chi è? A lei! Troia, puttana, coccola! E tu sai che sei? Sei in Giuda e in Pidocchio! E basta! 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 Ma guarda questo! Diremos! Guarda, guarda! Diremos, calmare! Ti ha fatto male?
sta malato, che fa? Ma aspetti, davanti! Ho capito, ma vuoi giocare a poker? Vuoi giocare a poker, ok? 50-50, niente, va bene? Ma no. Quale 50-50? Ma che 50-50? Oh! Ma mi volete far fare i cazzi miei stasera? Che mi sto giocando mezzo bar! Luigi, a te, moi! A te! Ma per Antonio, beruhigti doch! Ma fa fuori, va! Ma che cazzo l'ha preso stasera, oh! Ehi, Antonio! Andavano a fanculo tutti quanti, va! Ehi, Antonio! Oh, lascia me, hey, let's go. No, non posso, no, no! Hey, have a drink! No, no, lasciami perdere! Hey, where you go? No! Have a drink. Let's go. Ma no! Apocalisse, ma lo sai che mi è successo a me stasera? Lo ricordi qua, amico mio, Luigi? Ma me lo dà un cazzotto di mortacci! Antonio, get it! Hai capito che me lo voleva fare? Don't worry about it! E c'ha sto bar in testa, Ma ci si può ridurre così per un bar? Ma dove poi? Schatz. E non me lo impiego, ma gioca seriamente. I resti. I'm out. Poker dire. Too bad. Come mi diverto stasera. Così io. Così mi piaci. Dai. E su. No, no, no. Basta. Ho chiuso io. Stop. E Sao si prende? Sì, bravi, così dopo se perdo devo stare 4 mesi per pagare voi. No, no, no. E papi anni si sorì? Ma non è che mi volete incastrare, mi volete far rimanere qua tutta la vita, eh? Vabbè, io gioco, state zitto, dai. Su, gioco. Two cards. Questi per vedere. Aspetta. Anche questi e questi. Yeah. Scala. Lucky. Basta. Si è fatto un'altra delle mie. Okay. Nous allons tout le monde alle Bahamas. Ma che Bahamas e Bahamas? Adesso io mi riprendo i miei 3 mesi di stipendio. Ecco, vi do i vostri soldi subito. A te, così siamo a posto. Ok, te ne vai? No. Ma perché mi hai chiuso dentro la busta? Perché qui dentro stanno più sicuri, no? Anzi, adesso la faccio io una domanda. Fino a che ora giochiamo? Apocalisse, he's asking till what time he wants to keep on playing. 5 o'clock. 5 o'clock, it's okay for you. Fine, for me it's the same. Okay.
15.000 per vedere. Vedo. Here's 5,000. Ma cosa fa? Si mette a pregare adesso? Ehi, questo sta peggio da me. Lo sai che si sta a giocare? La croce di guerra che gli hanno dato un pietra. Va bene? Mettila lì. Colore. Va bene? Scusate, io dovrei andare un attimo alla toilette. Money on the table. Cosa dice? Ha detto che devi lasciare i soldi sul tavolo prima. Ah. Cos'è, non si fida? Ha detto che questo caccia la pistola. Va bene? Ok? Torno subito. Buona, stai calmo, mettete a sedere. I soldi stanno qua. Ok. Allora, mi proposisci subito, Papers. Pezzi di giornale. Just papers. E così in una notte ti sei comprato il bar. Ho rischiato, mi è andata bene. Sì. Scusa. Io dovevo insistere. Te dovevo far giocare la roulette tutta la notte. Ah, sei un amico, volevi che perdessi. Sì, perché se perdevi tutto rimanevi con noi, no? Ma dove siete saliti? E dopo che siamo saliti, alla stazione, no? Mi avete fatto una bella sorpresa. Volereste ancora un pè avec toi? Sì, ma guarda che tanto ti accompagniamo fino alla prossima fermata e poi torniamo indietro. Pourquoi? Toujours va fini così. Cosa ha detto? Ha detto che se l'è presa nel culo un'altra volta. Ma io che te avevo detto a te? Non ci veni alla stazione che poi ti metti a piagne. E piagne, piagne, piagne. Sa quanto me ne frega a me. Siete stati molto carini. Ma... porca madonna, oh, cin cin. Cin cin, dai. E olè. E ridi. E piagne, ridi. Cinci, salute. E datevi un bacetto che è l'ultimo bicchiere. Oh, ci abbiamo ancora mezz'ora. Vabbè, ve lascio solo arrivare. Ma no, dove vai? Sei matto? Resta qui con noi. Stiamo tutti insieme, parliamo. Ma parliamo di chi? Tanto tu con la testa stai già a casa. Vabbè, possiamo fare un'ultima partitina a carte. Perché non ti giochi l'orologio? Dai, con sto orologio. Ma allora sei proprio fissato, Ma ti piace proprio così tanto, Tiè, te lo regalo. Davvero? Grazie. No, però devi prendere il mio. Giapponese. Ma non è che era un ricordo di famiglia? Famiglia?
Ma io non c'ho nessuno. Però qui ci sono delle iniziali. Dico, di qualcuno dovrà essere stato. Dove l'hai preso? Ti ricordi quando facevo l'assicuratore nel Veneto? Ecco, no, è che un giorno ho bussato alla porta di un appartamentino e mi ha aperto una signora giovane, carina, ma un po' depressa però. Hai detto depressa? Ma sì, perché dentro casa c'erano tutti i flaconi, sonniferi, medicine, pillole varie. E ti ha fatto entrare? Ma prima non voleva perché il marito stava in fabbrica. Poi quando gli ho detto che con 100.000 lire si faceva una polizza di 100 milioni, e quello mi ha detto, ma fai cosa compri? E tu sei entrato? Eh sì. E ti sei fatto dare anche il centone? Sì. No, cioè, siccome lei non aveva contanti, allora mi ha mollato l'orologio. Te l'ha dato lei questo? Sì. Che stronza. Beh, ma mica tanto, sai. Perché lei in testa un'idea ce l'aveva. Che idea? Sì, perché a un certo punto mi ha detto, se un giorno mi metto la cannuccia del gas in bocca, oppure decido di buttarmi con la Vespa sotto un camion, mio marito li prende i 100 milioni dell'assicurazione. Aveva in mente di suicidarsi? Ma sì, perché sto stronzo del marito si annoiava di sta fabbrica e voleva mettersi in proprio. E siccome lei era talmente innamorata di sto grande stronzo, e lo voleva aiutare. Ma difatti io gliel'ho detto. Dico, ma che sei scema che ti vuoi ammazzare? E allora, lei mi ha preso la mano e ha cominciato a piangere. E mentre piangeva mi ha detto, sai, io sono depressa, a me della vita non me ne frega niente, l'importante è che sia felice mio marito. Così ti ha detto? Sì. Allora, sai, per consolarla, le ho fatto una carezza. Bacetto. Così? Per consolarla un po', così, eh? Sì, così. E poi... Poi mi sono detto, dico, ma qui che c'è sto a fare? Mo' me già, appunto, te sei andato via subito. Sì. Anzi, no. Come no? No. Ci ho ripensato. Sono tornato indietro. E me la sono scordata. E dai, smettila, no? Qua? Mi sei sempre appiccicata. C'ho mal di denti. Mais moi je t'aime bien. Je t'aime. Oh, ma che vi mettete a litigare proprio adesso? No. Adè, andiamo che siamo arrivati, ma andiamo. Ciao, Tena. Buonanotte. Vabbè, che fai, non ci accompagni tu, no? Ci accompagni? Sì. Guarda che faccia che c'ha. Che gran fio della mia. Io. Ciao. Ciao. Antonio! Ma se ti voglio scrivere dove ti trovo, resti qui? Che ne so, tu prova! Addio! Ciao, Atena! Ciao, Antonio! Ciao! Salutami Apocalypse, tutti gli altri! Ciao! Ciao! Luigi, domani veniamo a bere nel tuo locale. Ah sì, dillo anche agli altri, dillo a tutti, offro io, dillo che ho bisogno di clienti. Sì, sta tranquillo. Thank you.
Sei tornato in anticipo. Ho avuto un colpo di fortuna. Uh-huh.